La Confartigianato Imprese di Ancone, Pesaro e Urbino ha organizzato al Parco Tir di Pesaro un incontro con le forze politiche, tra cui i parlamentari locali e le piccole imprese, per discutere sulla legge di stabilità. Fra gli argomenti che verranno affrontati ci saranno anche quelli del carico fiscale, della semplificazione della burocrazia, ma anche di una politica volta a incentivare la ripresa economica. Perché questa riunione oggi? Questa riunione oggi è perché noi abbiamo come Confartigianato, come associazioni, a cuore gli interessi delle imprese e quindi stiamo per la provincia di Pesaro, e poi lo faremo anche per la provincia di Ancona, convocando i senatori per parlare di questa manovra di bilancio rispetto al fatto che abbiamo sentore che dobbiamo comunque tenere in considerazione gli interessi delle nostre imprese. Cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di essere più vicino possibile alle imprese, lo stiamo facendo, questo è il primo incontro, poi andremo sui territori per illustrare questa situazione, le manovre di bilancio, quello che si stanno. Abbiamo aperto un dialogo nei confronti delle amministrazioni comunali. Stiamo cercando di fare iniziative a sostegno delle imprese. Il dialogo comunque già c'è per fare sistema. Fabri, lei oggi ha avuto la possibilità di ascoltare le esigenze provenienti dal territorio, fra l'altro diverse questioni le ha affrontate anche proprio dentro la Commissione Industria. Sì, assolutamente, è stato un incontro molto interessante, cui i contenuti anche per le materie che seguo sono conosciuti, il tema della pressione fiscale, il tema dell'aiutare le nostre imprese nonostante i dati positivi di inversione del PIL, aiutare le nostre imprese a recuperare questi 10 anni difficilissimi. Io stessa su alcune questioni prioritarie condivise nella riunione di questa mattina ho presentato degli emendamenti alla legge di bilancio, alcuni dei quali sono stati condivisi anche da tutti i componenti della Commissione Industria. Cito tra gli altri, perché sono importantissimi per le piccole imprese con le quali io nei giorni scorsi ho avuto degli incontri proprio sulla legge di bilancio, il tema della deducibilità dell'IMU sui capannoni e il tema del ripristino della percentuale del bonus del 65% per l'efficientamento energetico. Ecco, lei ha parlato anche di efficienza, meglio di una semplificazione efficiente. Sì, la semplificazione di per sé vuol dire tutto e nulla. Io sono di una scuola che sostiene che la semplificazione sia importantissima, perché i troppi adempimenti burocratici sono un costo per le imprese, una distorsione, una dispersione inutile, soprattutto in un momento del genere. Sono però per sostenere che la semplificazione debba essere efficace, quindi quella semplificazione che punta veramente a ridurre le dispersioni di tempo e a alimentare problemi per le nostre imprese. Nella nostra zona non ci sono stati grossi segnali di ripresa, probabilmente in queste zone, oppure ci sono stati ma sono segnali molto timidi, anzi stiamo parlando di numeri molto molto piccoli. L'ufficio studi della Confartigianato a inizio 2017 ha registrato questi numeri: 12.500 imprese registrate nel settore dell'edilizia, ripartite 3.200 per la provincia di Ancona, 3.227 per la provincia di Pesaro, 3.100 per la provincia di Macerata, 1.400 nella provincia di Ascoli e 1.389 nella provincia di Fermo. Il confronto con l'anno precedente si è registrato un segnale negativo di chiusura di quasi 500 imprese. Se vogliamo reggerla per quest'anno, nei primi tre trimestri del 2017 abbiamo avuto una diminuzione della chiusura di queste imprese, perché nel bilancio sono soltanto all'incirca una ventina di unità, quindi siamo ancora sotto, cioè le imprese continuano a chiudere anche se i numeri si stanno abbassando. Probabilmente è un segnale di ripresa, ma ancora siamo in negativo. Quali sono le esigenze, ma soprattutto le difficoltà che le imprese devono affrontare quotidianamente? Le imprese affrontano diverse difficoltà e io penso che le cose principali siano sulla riduzione della pressione fiscale, sulla quale assolutamente bisogna lavorare, e su una semplificazione
delle normative burocratiche e fiscali, perché questa cosa qui aiuterebbe tantissimo. Noi dobbiamo produrre, noi dobbiamo andare avanti col nostro lavoro e non dobbiamo stare dietro a tutte queste scartoffie, perdonatemi il termine, che altrimenti ci complicano la vita, e non solo, sono sanzioni che se sbagli qualcosa, assolutamente. Quindi abbiamo bisogno di una semplificazione fiscale e abbiamo bisogno di puntare anche sulle detrazioni per le riqualificazioni energetiche, assolutamente. Quanto costano i dipendenti alle imprese? Purtroppo i dipendenti, che devono essere una risorsa per le imprese perché sono la spina dorsale di quelle che sono le imprese, costano veramente tanto, perché a fronte di uno stipendio che entra in tasca a un dipendente di 1.400-1.500 euro, le imprese vengono a pagare 44.000 euro all'anno, e questa è una cosa veramente enorme alla quale non possiamo far fronte, assolutamente. E quindi non sono più delle risorse forse? No, purtroppo si cercano degli escamotage. Però escamotage non ci sono, perché i dipendenti veramente fanno parte integrante dell'azienda, almeno nel mio caso, e quindi deve assolutamente essere una semplificazione e una riduzione di questa pressione fiscale. Se dobbiamo votare il comparto, perché di comparto si parla, dobbiamo vederla tutta insieme, con fatica, lo so perché sono risorse, ma distoglierlo, frazionarle o giocare su singoli effetti leva, siamo preoccupati che non sia sufficiente per poter ritornare. Siccome hanno avuto buoni effetti, parliamo di 3 miliardi e 200 mila euro di investimenti all'anno nell'ultimo quinquennio, questo volano, se lo cominciamo ad intaccare, vuol dire che cominciamo a inclinare anche gli effetti sul 50% che viene mantenuto. Ecco perché l'appello è a non abbassare un subsettore rispetto all'altro. Ranucci del PD ha presentato nella legge bilancio un emendamento che è stato approvato con i voti anche dell'opposizione, tagliando 50 milioni di euro per darli al trasporto marittimo. Gentile, lei oggi ha illustrato ben 8 atti di indirizzo e numerose proposte, quali in concreto? Beh, in realtà partiamo dal presupposto che questa è una manovra, chiamiamola, di transizione, una legge di bilancio di transizione. Gli indirizzi in linea generale si possono sintetizzare in indirizzi programmatici rivolti soprattutto a una diminuzione della pressione fiscale, nonché di semplificazione, e cercare di tutelare queste piccole e medie imprese. Per quanto riguarda le nostre proposte, sostanzialmente mirano a una diminuzione della stessa pressione e misure di semplificazione, tra cui parlo prevalentemente dell'IRAP, dove da anni insistiamo affinché questa imposta iniqua possa ridurre fortemente il carico fiscale. Lei parlava anche di una imposta unica in realtà. Un'imposta unica perché a livello di tassazione locale veramente il contribuente soffre, perché non riesce bene a capire tra le diverse norme IMU, TASI, TARI, quindi un'imposta unica sui servizi non potrebbe che essere auspicabile. Altra questione è la fatturazione elettronica. Sì, noi spingiamo da molto tempo sulla fatturazione elettronica perché vuol dire un grande passo in avanti. L'abbiamo già sperimentata con la fatturazione sulla pubblica amministrazione e auspichiamo che questa B2B arrivi a più presto, come nella legge di bilancio 2018. Importante anche l'IMU sul fabbricato strumentale. Certo. Per quanto riguarda l'IMU, ormai è definiamo noi una grande ingiustizia, cioè una deduzione limitata nella misura del 20% non crea competitività. L'immobile strumentale è un bene appunto strumentale, concorre alla produzione e quindi non vedo perché bisogna tassare due volte il reddito e l'immobile. Che sia l'ultima, almeno per questo problema che sta bloccando, ma investimenti bloccati anche da un altro comparto, ma è bene dirlo, da piani spiagge che impongono progetti tecnici per spostare una filiera. Nessuno vuole cementificare lungomare, perché anche questo è un altro mito da sfatare. Ho fatto gli incontri la settimana scorsa per capire quali fossero le proposte emendative di Rete Impresa Italia come raggruppamento delle 5 associazioni di categoria, e ho fatto anche incontri individuali. A Gilberto ho chiesto la presentazione degli emendamenti, non vi dico e non svelo nulla vi dico che le proposte di Rete Impresa Italia sono oltre 40, i numeri sono quelli di cui abbiamo parlato. Io ho concentrato buona parte del mio lavoro anche dentro la Commissione Industria come parlamentare del PD su 3-4 questioni che sono... Pierpaolo, innanzitutto l'obiettivo di questo incontro che Confartigianato ha fortemente voluto. Sì, abbiamo voluto questo incontro perché Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, nella realtà di Pesaro, rappresenta 5.000 associati.
tra pensionati e imprese attive e partiamo dal territorio. In un contesto economico complesso, fortemente mutato, pensate che ad oggi sono 11.237 le imprese artigiane nella provincia di Pesaro, nel 2013 erano 13.000. Quindi si parla di inversione di tendenza, si parla di piccola ripresa, poco percepita dalle micro e piccole imprese che faticano in questo contesto e che hanno necessità di essere sostenute. Quindi l'incontro di oggi è il primo incontro che faremo sulla provincia di Pesaro, ne seguiranno altri, poi ci trasferiremo anche sulla provincia di Ancona per parlare con le istituzioni, con gli interlocutori che ci rappresentano a livello nazionale per fare sistema e per affrontare insieme le questioni care alla micro e piccola impresa che deve essere sostenuta. Ecco, che cosa chiederete oggi in particolare alle forze politiche locali? Beh, insomma, ci siamo inseriti insieme a Rete Imprese Italia, quindi insieme alle altre associazioni di categoria, con degli emendamenti a sostegno delle imprese. Quindi i miei colleghi hanno evidenziato queste, diciamo, richieste. Parliamo dell'impresa in Italia, è la più tartassata in termini di tassazione a livello europeo. E qui la competitività ne soffre fortemente, la burocrazia, questa, diciamo, eccessiva tassazione, poi non è che poi ci siano dei servizi della pubblica amministrazione di grande qualità. E la burocrazia, come dicevamo, regolamenti, è difficile lavorare e fare impresa e in questa manovra di bilancio alcune situazioni devono essere fortemente migliorate per non appesantire un'inversione di tendenza dopo tanti anni di dati negativi, quindi dobbiamo essere molto attenti a fare degli emendamenti, una manovra che comunque sostenga la micro e piccola impresa, che comunque quello, al di là di quello che se ne dica, insomma, sostanzialmente è fondamentale per lo sviluppo di questo paese. Quindi siete vicini a queste imprese che in realtà chiedono semplicemente di lavorare, quindi di operare. Sono tavoli utili come questo di questa mattina. Perché? Perché si parla del buon senso. Le imprese, le micro e piccole imprese, non chiedono cose stellari, chiedono sostanzialmente di poter lavorare, quindi parlarci per cercare di semplificare la vita degli imprenditori, facendoli lavorare più serenamente possibili e cercando di creare un clima favorevole per andare avanti bene insieme. Voglio portare la mia visione e aprire a voi un invito per fare un cammino nei prossimi anni, perché giustamente queste riunioni sono importantissime. Ho preso qui 8 pagine di appunti che ricopierò da mandare a Cecconi. Vi chiedo di consegnarmi tutti i documenti che avete in modo che io li rimando e soprattutto la strada che noi dobbiamo fare insieme, perché come dice giustamente la senatrice, è insieme che si va avanti, altrimenti ognuno è portatore del suo piccolo interesse, no? E allora uno poi è costretto a dire: bene, faccio io la somma e quindi a te chiudo la porta. Certo. E magari non si sfrutta quell'angolino che si poteva, no, percorrere insieme, quel pezzettino di strada.